Lo spezzatino di solito è un piatto unico invernale, ma io lo preparo spesso anche in primavera, quando la casa resta fresca e ho voglia di un piatto ricco e confortante. Prepararlo in pentola a pressione non è soltanto più veloce, è che viene proprio meglio. Incominciamo dalla carne, vi servono dei bocconcini di manzo tagliati piccoli, così, poi degli odori e un po' di olio, della farina, del vino bianco per sfumare e del concentrato di pomodoro. È velocissimo, vedrete. Incominciamo preparando la carne, farina e due piatti. Sistemate su un piatto un paio di cucchiai di farina bianca. Poi girateci dentro velocemente i bocconcini di manzo, controllando che non siano troppo grassi. A mano che procedete, tirate via la farina in eccesso e metteteli su un piatto pulito. Fate preparare dal vostro macellaio, o scegliete al supermercato, dei bocconcini di carne che non sia né troppo magra né troppo grassa. Se la scegliete troppo magra, infatti, in cottura si asciuga, diventa un po' dura. Per alcuni, invece, troppo grassa non è gradevole. Dovete sempre scegliere considerando anche il vostro palato, ovviamente, non soltanto quello che dice la ricetta. Infarinare la carne serve a rosolarla meglio, a creare una salsa che sia decisamente più avvolgente. Se avete problemi con il glutine, potete tranquillamente utilizzare della fecola di patate. È arrivato il momento di usare lei, la pentola a pressione. Apritela, mettetela con sicurezza sulla fiamma e scaldateci dentro 2-3 cucchiai di olio. Mentre l'olio si scalda nella pentola a pressione, preparate un po' di cipolla rossa e un po' di alloro. Prima di cuocere la carne dovete comunque rosolarla per sigillarla. Fatelo sempre nella pentola a pressione, ma senza coperchio. Cominciate a rosolare la carne procedendo un po' alla volta, non dovete affollare il fondo della pentola. Salate e pepate. A mano che procedete, spostate la carne pronta su un piatto. A questo punto mettete tutta la carne nella pentola a pressione e sfumate con il vino bianco. Lasciatelo evaporare e con il cucchiaio di legno cercate di staccare dal fondo della pentola i succhi di cottura. In questo modo la vostra salsa alla fine sarà più gustosa. Dovete ottenere una salsa cremosa, così. A questo punto aggiungete il concentrato di pomodoro. Mescolate, poi coprite con l'acqua e chiudete la pentola.
Siete pronti? Chiudiamo il coperchio magico. Mi raccomando, ricordatevi anche di chiudere la valvola, altrimenti non funziona. Deve cuocere 20 minuti dal sibilo, quindi prima di mettere il timer dobbiamo aspettare che fischi. Nel frattempo prepariamo le verdure. Pisellini, verza, cavolo romanesco, champignon e carote. Ma potete anche variare il contorno e scegliere le verdure di stagione che più vi piacciono. Incominciamo con la verza. Lavatela e poi tagliatela a striscioline sottili. Sistemate tutto in una padella ampia, quella in cui poi andrete a cuocerle. Un pezzo di cavolfiore romanesco con le cimette separate, tagliandole più grandi. Un paio di carote. Fischia, è arrivato il momento di mettere il timer, 20 minuti anziché i soliti 40 in una pentola normale. Poi apriremo, controlleremo e aggiusteremo di sale. Mi raccomando, quando inizia a fischiare dovete abbassare leggermente la fiamma, altrimenti sì che può diventare pericoloso. Cavolfiore, verza e carote, un po' di olio, un po' di sale e un cucchiaio d'acqua sul fuoco con il coperchio per 15 minuti. Minuti prima del termine della cottura aggiungete gli champignon e i pisellini. Aggiungete anche un po' di olio, un po' di sale. Chiudete con il coperchio e terminate la cottura, 4-5 minuti da adesso. È arrivato il momento di guardare cosa è successo dentro la pentola a pressione. Spegnete la fiamma, aspettate qualche secondo in modo che si raffreddi. La vedete questa valvola rossa di sicurezza? Prima di poter aprire il coperchio deve essere completamente abbassata. Si fa così, attenzione, non spaventatevi. Avete visto? Non è neanche esplosa. Ora la valvola è bassa, quindi potete aprire il coperchio. A questo punto siete pronti per portarlo a tavola. Se fosse troppo liquido, lasciatelo andare ancora su fiamma media un paio di minuti senza coperchio. Se invece risultasse un po' asciutto, aggiungete un paio di cucchiai d'acqua. L'unico svantaggio della pentola a pressione è che non l'hanno ancora inventata trasparente. Thank you.
vostro il piatto, versate la salsa e portate in tavola. Buono, salutare, veloce da fare. Sembra quasi un piatto unico. Sapete a volte cosa ci aggiungo? Un bel purè. Ma questo vi insegno a farlo tra poco.